Ciao. Ciao Fede. Ciao a tutti. Ben arrivati. Allora, ciao Franca. Come procede questo gennaio? Ciao Mimma. Tutto bene? Ecco Marta, adesso la facciamo entrare. Ciao Nadia. Allora. Ciao, ben arrivate tutte. Ciao Elena, ciao ciao ciao. Ciao Ale, ecco Marta. Ciao, ciao a tutti. Allora, come andiamo? Ciao, ben trovati. Dai, che siamo già avanti con gennaio. A me sembra Sì. l'altro ieri che ci siamo detti buon anno. Ciao Elena, Pazzesco. ciao Franca, ciao ciao a tutti. Ben arrivati. Stasera diamo i numeri, Cecilia. Eh sì, esatto. Io non mi devo Stasera. sforzare tanto per dare i numeri perché già sono più o meno su questa lunghezza d'onda. Sì, brava. Allora, Sì, dunque, e i questa. numeri ci mancavano, eh? Non li I abbiamo numeri ci mai mancavano. Buona fatti. pratica di completare tutti i nostri alfabeti maiuscoli e minuscoli anche con un set di numeri che servono sempre, e soprattutto quando ci si scambiano le lettere, perché bisogna È vero. scrivere, no? I numeri civici, i I numeri di. codici di avviamento postale. Esatto. Quindi questa sera vediamo quale set di numeri possiamo abbinare al nostro alfabeto romano minuscolo, È vero, è anche vero. detto foundational. Allora, siccome Esatto. in realtà non esiste una cosa ufficiale, no, Marta? Sì, non ci sono. Allora, noi siamo stati abituati con le minuscole ad avere uno schema di base su cui strutturare proprio la forma della minuscola. Con i numeri in realtà non c'è questa geometria, questo schema all'interno del quale i numeri si formano, delimitati da degli spazi e quant'altro. In realtà non c'è il famoso schemino. Che abbiamo visto del cerchio nel quadrato, quindi è un qualcosa di un pochino più libero, possiamo dire? Sì, o comunque ci si può ragionare, uno trova qualcosa che si abbini allo stile, no? Perché credo Esatto. che poi in realtà qui bisogna veramente ragionare in termini di estetica, cioè di geometria. Sì. Quello che stiamo producendo adesso con le minuscole romane è uno stile che, dove predominano le curve del tondo e le curve che sono iscritte nel rettangolo, no? Quindi la forma rettangolare. Perciò io quando ho provato a scrivere i numeri, istintivamente li ho messi o nel quadrato oppure nel rettangolo. Cioè, mi sono venute queste due misure. Poi però non sono una ossessionata dai millimetri, ossessionata dalla geometria, eccetera. Sono più per allenare l'occhio a creare una forma bilanciata ed equilibrata. Poi se manco un millimetro va bene lo stesso, non sono un computer, perciò Sì, io assolutamente. almeno Allora, la vedo così. il fatto è di creare una serie di numeri che sia coerente quindi con lo stile che abbiamo visto, che è Esatto. basato sulla forma del cerchio, quindi anche i numeri Esatto. devono avere questo cerchio nascosto da qualche parte, che dia quella rotondità e quella pienezza dello stile che abbiamo visto. Anche se Marta, perdonami, finisci, finisci. No, 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 vai, vai. Anche se comunque nel tempo, dopo Edward Johnston all'inizio del Novecento, chi ha ridisegnato tutto l'alfabeto foundational, magari aggiungendoci anche del suo,
ha comunque creato dei numeri, quindi se voi leggete vari manuali trovate il foundational con i set di numeri, e ognuno li ha completati, integrati e creati, secondo la sua visione, secondo il suo. Io mi sono sentita di segnarmi solo un paio di cose, anzi una cosa, che penso si possa applicare, e che forse non va male. Vedi che vicino ad alcuni numeri ho messo un asterisco, che sono i numeri che tradizionalmente, nella calligrafia, sui manoscritti, eccetera, si trovano che vanno più in basso, sforano più in basso della linea base, di base. In realtà sono proprio non più alti degli altri, quindi non iniziano alla stessa altezza, ma vengono proprio messi, spostati in basso. Quindi iniziano più in basso e finiscono più in basso. Quindi questa cosa qua, dà un pochino di movimento quando tu scrivi un numero un pochino lungo, no? Magari hai un 2 e poi vicino un 3 leggermente spostato. Quindi sono quelli dispari a partire dal 3, 3, 5, 7, 9, si possono spostare verso il basso ed è una cosa che magari aiuta anche a rendere più interessante il Quindi tu numero che dici che sono scriviamo. proprio spostati, proprio hanno la stessa altezza, ma sono spostati? Sì, alcuni tipo. Il 9 o anche la gamba del 5 può essere più alta, cioè può far diventare il numero più alto degli altri numeri, ma in generale è proprio che sono, prendete come regola che prendo il numero e lo sposto. Poi, se uno lo vuol fare un paio di millimetri più alto, non cade il mondo, insomma, anzi, uno si regola anche un po' a occhio. Ripeto, in queste cose qua. Dai, proviamo a vedere che cosa è venuto fuori, perché poi a me, provando a farmi, mi sono fatta, vedi, anch'io, ho proprio disegnato dei cerchi alti, cioè grossi quanto il mio corpo lettera, e ho provato a creare un set di numeri un po' divertente che seguisse il cerchio. Sono venuti fuori dei mostri, come vedi. Però hanno un loro senso messi tutti insieme. Hanno una loro linea comune che è quella Sì. E poi ho del provato a seguire il fare contorno del cerchio. la stessa cosa disegnandomi il rettangolo con le proporzioni corrette, come abbiamo imparato a fare con la nostra griglia, e lì dentro ci sono andata a mettere dei numeri e per renderli leggermente più interessanti ho cercato di usare. Per esempio nella gamba del 2, nell'asta iniziale del 3, vedi che sono semicurve, anche il 4 ha le linee semicurve, proprio per riprendere un pochino l'estetica del tondo della scrittura. Ah, che brava, hai anche variato. Sì, bellissima. Ci ho provato, non so, cioè stanno in piedi nel senso che funzionano, sono numeri comprensibili, eccetera, non sono super interessanti. Però poi uno fa veramente, va a tentativi, no? Per creare una cosa Beh, sua. però sai, sono quelle leggere variazioni che magari ti danno un po' di movimento al testo o. Ma sì, Ci può qualcosa. stare. Allora, Ci dai, può stare, ci può proviamo stare. foglio bianco e proviamo a Voilà. fare qualcosa. Sono anche sulle Allora. righe stasera. Oh, perfetto, dai, così ci spingiamo un po' oltre i nostri limiti. Allora, aspetta che devo solo sistemare. Yes. Allora, Vuoi cominciare tu con l'uno? Va, allora. facciamo i numeri, aggiungiamo considerazioni Sì, mano a mano che andiamo avanti, dai. esatto. Allora, numero uno, allora c'è da dire che l'uno è un numero che, allora, dai manuali viene proprio fatto con una linea verticale e tant'è. Sì. Così è. Senza nulla di più, nulla di meno. Però così
Insomma, è un po' anonimo, nel senso che per personalizzare questo numero possiamo aggiungere qualcosa. Allora, togliere non si può togliere niente, si può solo che aggiungere, perché se togliamo qualcosa non andiamo più a scrivere niente. Allora, sicuramente quello che si può aggiungere è l'angolino qua in alto, quindi Il tratto. una parte che è il tratto iniziale che sale verso l'alto per poi scendere sulla linea di base, è il nostro classico 1 figurato che vediamo nella maggior parte dei casi. E si può giocare su questa cosa, si può giocare sulla lunghezza del tratto, di questo primo tratto, quindi tenerlo un pochino più corto o più lungo, in base a quello che si vuole Ah, ottenere. io per esempio sull'1, Marta, proprio facendo le considerazioni che hai fatto tu, cioè che è un numero super semplice, che non ha spazio, tra virgolette, per giocare un po', e per cercare, immaginando che io qui ho il quadrato o il cerchio inscritto nel quadrato, per cercare di allargarlo il più possibile in modo che prendesse spazio, ho aumentato l'angolo tra la retta e il segno sopra, il tratto sopra, quindi l'ho fatto un pochino più aperto. Tu invece lo tieni sempre molto vicino con un angolo chiuso. Sì, mi viene da tenerlo più appuntito, ecco, diciamo, più Ok. chiuso. Però Però a me tutto sommato non dispiace, nel senso che prendo un pochino più spazio. E poi anche la base, che è l'altro elemento che possiamo aggiungere, il tratto orizzontale sulla linea di base. Anche la base in questo caso, anche se nel numero formale è molto piccola, proprio perché sto usando una variazione, non dico a fantasia, ma insomma libera, la farei magari un pochino più importante. Ah, tra l'altro, nel manoscritto di Johnston che vi invitiamo a cercare online, e si trova il PDF della pagina di Johnston con tutto l'alfabeto foundational, c'è un set di numeri e l'uno è il più piccolo di tutti. Cioè, se io immagino, guarda Marta, di avere il 2 adesso. Giusto per farti capire la proporzione, il suo 1 è così. Sì. Piccolino. Arriva proprio dove inizia. Guardate quanto gli manca di altezza. Quindi il suo è proprio piccolo piccolo. E in realtà, boh, uno può Massimo, anche sempre per quel usarlo. discorso del dare Un numero più movimento, piccolo. ma sempre per dare movimento Beh, o... il motivo non te lo so dire, no, non conosco così tanto il libro di Johnston, non me lo sono mai No, letto per me lo sapere. chiedevo così ad alta voce. No, no, non te lo so dire, non te lo so dire. So che è così, insomma, quindi magari uno può anche decidere di fare un uno più piccolo se gli sembra, se vuole, insomma. Però le possibilità per allargare questo 1 sono solo di aprire l'angolo del tratto in alto e fare la base più larga di quanto lo fareste se doveste fare un foundational formale, perché nel formale ovviamente la sua base è piccolina. Va bene, 9 e un Hai quarto, già bisogna passare agli altri numeri perché altrimenti ci perdiamo in chiacchiere e quindi fatto il con due? l'uno diciamo, ah, ecco il 2, boh, io il 2 l'ho disegnato, ma in realtà ce ne sono tante di forme. Dipende uno che cosa vuol fare, vuoi tenerlo largo, vuoi farlo inscritto nel rettangolo, cioè le cose cambiano, Sì, allora di base c'è da dire che di base ci deve essere
la parte sopra ovviamente arrotondata che segue un Sì. po' le orme del cerchio, più piccolino rispetto all'altezza, però ecco, fatta la parte tondeggiante sopra, poi uno può scegliere se tornare sempre curvo sulla linea di base, poi strozzare l'angolo in orizzontale, oppure scendere un pochino più ondulato per arrivare alla linea di base dall'alto. Insomma, ci sono varie possibilità. Sì, tra l'altro stavo facendo delle prove prima e ho immaginato di fare come hai fatto tu, la linea che continua dopo il semicerchio in alto, anziché raddrizzarla per fare l'asta del 2, come farei se volessi recuperare lo spazio per fare l'ondina sotto, no? Se invece la fate curva, diventa un 2 molto interessante, secondo me, come quello che ha fatto Marta. È vero che sotto, adesso lo faccio da sotto in modo che magari la riesco ad amplificare ancora di più la forma, no? Ok, è vero che qua sotto adesso io ho pochissimo spazio perché rimane un angolo molto piccolo, molto stretto qui, no? Quindi rischio, quando vado a mettere la linea, rischio di fare un macello e non si capisca più. Però poi gli posso dare una leggera ondina in su, in modo che lo rafforza un po' questo Vero, segno. sì. E, Assolutamente. anziché, vedete quante cose, poi quanti ragionamenti uno riesce a fare, anche se è dritta questa cosa, con questo piccolo segno in su, lo rinforzo un pochino. Non ho provato invece facendo il cerchio sopra e uscendo subito ed esagerando questa cosa, funziona anche così. In Funziona, questo funziona. caso, sì, in questo caso esagerando la doppia curva, cioè esco subito velocemente dal semicerchio sopra. E scendo giù, ho uno spazio larghissimo da andare a riempire e lo devo riempire, altrimenti non faccio, non ho l'equilibrio, no? Io ho girato molto prima di te, Marta, non so se si vede bene. Sì. Quindi l'ho fatto più stretto il giro sopra e quindi ho ricavato uno Gli hai strozzato spazio di più. bianco molto maggiore e il mio occhio per fare questo o faccio sta cosa che però non mi piace perché poi l'occhio lo sai che lo sappiamo tutti, insomma, tende a chiudere le forme, quindi questo potrebbe essere letto come un 8. Altrimenti, boh, vedete quanti ragionamenti si riescono a fare intorno a un numero. Va bene, dai, lasciamo aperto alle possibilità. Andiamo Sì. verso il 3, anche perché sono le 9:18, non ce la Mamma mia. facciamo. Allora, il 3 è interessante. Il numero 3 è Sì. interessante perché allora sui manuali sì, è vero, allora, noi siamo abituati a vederlo e io personalmente quando lo scrivo lo faccio con la doppia semicurva, cioè lo faccio proprio così. Ok. Ok. Invece le versioni che ci stanno facendo vedere sui manuali per questi numeri è la versione quella piatta sopra, orizzontale sopra, diagonale e poi semicerchio. Che è bella, che è molto molto bella. Sì, esatto. Ce ne sono tante. Io, allora, andando più veloce così vi faccio vedere quello che ho fatto l'altro giorno. Sono partita dalla misura, quella più larga, con la parte superiore orizzontale, la diagonale e poi il cerchio. E questo punto qua, aspettate che cerco di... allora, vediamo se riesco, okay, a farvi vedere un po' meglio. Allora, il punto dove partivo con la semicurva per andare nell'ovale,
L'ho spostato leggermente più in basso, no? Si vede che sono a due altezze diverse. E questo ovviamente cambia, cambia l'estetica del numero, perché in questo caso lo spazio bianco interno è molto più grande rispetto a quello che lascio qua, quindi l'occhio vede proprio. Questa è una forma più schiacciata e via discorrendo, mantenendo più o meno la stessa larghezza. Poi ho fatto invece, per esempio, mi sono immaginata di tenere la diagonale non così tanto lunga e Più cambia ancora una corta tutto volta, perché Madonna, qua c'ho uno spazio lo bianco spazio. interno enorme. Oppure sempre con la diagonale più verticale, però abbassata molto rispetto a qua. Vedete quante cose? E in questi ho mantenuto sempre la linea sopra tutta dritta. Poi ho detto: ma perché la devo far dritta? Perché non posso metterci una doppia curvetta, no? Dargli un po' di movimento. E poi, vabbè, insomma, Sì, poi hai varie. fatto tutte le tue Secondo me il prove. 3 è un numero su cui veramente si può Sì, ci sono tanti spaziare. snodi, tanti snodi su cui poter giocare e Sì. Sì, posizionarli in punti diversi, e a quel punto ti cambia proprio la forma del risultato finale. esatto. Sì. Number 4, dai, Numero velocemente. 4. Ma il numero 4 è un numero, bah, che dire, si sviluppa molto largo, cioè sta all'interno del cerchio, quindi prende di base molto spazio, ok, in tutta la sua estensione, quindi dal punto di sinistra fino all'estremità di destra. Però ecco, fatto così è il classico. Si può giocare anche in questo caso con l'altezza di questo tratto orizzontale, che può essere posizionato più basso, più verso la linea di base, oppure più alto, come hai fatto esattamente tu. Io adesso non ho qui sotto mano le variazioni, però tu lo fai vedere benissimo. Alzando la linea del trattino, il tratto orizzontale, automaticamente il triangolo interno risulta più piccolino e quindi ho più Sì. spazio sotto, e viceversa, abbassandolo di molto, mi cambia ancora completamente. Interessante questo ragionamento che ho fatto io, che ho fatto nel pomeriggio, è che, e lo faccio vedere un po' velocemente, è che mi viene da farlo così il 4. Cioè, prima fare questo tratto e Sì, poi il tratto chiudi. verticale. Però così facendo, vedi quel quattro stretto che faccio? Eh Perché sì. non ho i riferimenti. Quindi è meglio prima fare il tratto verticale e poi da qui capire quanto allontanarsi per ottenere il quattro che voglio scrivere. Sì. Ecco. No, non ci dimentichiamo, Marta, che esistono anche i quattro aperti, eh? Esatto, sì. Eccolo qua, l'altro 4. Per esempio, in questo ultimo caso che ti sto facendo vedere io, ho messo l'asta verticale proprio alla fine del tratto orizzontale basso, mentre negli altri casi li avevo fatti incrociare. Invece, se voglio sfruttare tutta la larghezza, posso farlo perché eccolo, lo metto in fondo e l'occhio continua a leggere un 4, non ho fatto niente di Sì. sbagliato, ecco. Sì. Quindi si può anche lasciare aperto. Vai, 5. Esatto. Madonna, dobbiamo concentrare in 5-6 minuti. Tu sei sei numeri praticamente, andiamo veloci. Allora, il Allora. 5 sul manuale io l'ho trovato con questa, guarda che interessante. Questa, il tratto verticale, che in realtà noi siamo abituati a vederlo verticale, Sì. tu l'hai fatto verticale, l'ho trovato diagonale, quindi un Ah. 5 spostato in avanti, che è Ok, strano, sì, perché sul manuale della decisamente. Maoni dà questa inclinazione in realtà, che però vabbè, su altri manuali non c'è, quindi c'è la variante e la struttura come l'hai disegnata tu, quindi con il trattino verticale
verticale davvero, quindi senza inclinazione, oppure così che dà, se vogliamo, ancora più del movimento aggiuntivo a quella che potrebbe essere la nostra composizione di numeri. Di Esatto. base, Io la struttura solo. quella, la solita, le variazioni del cerchio, le altezze più alto o meno alto danno una struttura diversa. Solo per dire, per ricordare quello che dicevamo prima, Marta, di allungare i numeri leggermente sotto la linea di base, l'effetto è questo. Quindi quando ho una serie di numeri, magari questa, se decido di usare questo trucchetto qua, di far sforare i numeri, è uno stile, quindi devo cercare di abbinare anche gli altri numeri che hanno questa curva o in basso e sto pensando al 9 o in alto e sto pensando al 6, dargli lo stesso stile, no? Quindi il 9 avrà la stessa lunghezza con la stessa semicurva, il 6 eccederà dalla linea alta del corpo lettera per la stessa misura. Però appunto in alto sopra la fine del corpo lettera, quindi cercare di creare, qui ho cercato, eccolo qua, di ricrearlo, vedete? Stessa cosa, cioè se decidete di andare con uno stile lo mantenete. Esatto, sì. Vai, numero Stiamo sul 6. 6, stiamo Sì. sul 6 che può essere più o meno tondeggiante, quindi può seguire la forma del cerchio, quindi avere una struttura molto più aperta e più rotonda. Ok, chiudere diciamo nel cerchio. Basso, quindi chiudere in se stesso a diverse altezze, più chiudo alto, più il mio 6 sarà cicciotto, più chiudo il cerchio bassa e più sarà magrino, ovviamente. Poi niente, cosa bisogna dire del 6? Io mi sono Niente di immaginata che. un 6 così, li vedi il mio Sì? 6 e il mio 9 nella variazione che sta dentro con questa curva molto poco ortodossa, cioè aspettate che la inquadro bene così, questa qui che mi fa uscire un po' in modo appunto un po' strano dalla traiettoria del cerchio, ma poi mi consente di andare giù con una diagonale retta a chiudere, e la stessa cosa la ripeto nel 9, quindi cerco di fare la forma uguale, quindi poi qui per forza, per non chiudere troppo la forma, per forza ho dovuto lasciare la semicurva alta del 6 più aperta, e questo tratto magari potevo anche tenerlo appena appena più lungo, come ho fatto con il 9. Questo mi apre un pochino di più la distanza tra questo tratto, questa distanza qua, no? Quindi quando decidiamo di fare delle forme così strane, magari facciamo attenzione anche a queste cose, perché se poi seguiamo la forma che è sotto, ci freghiamo da soli. Tipo in questo 6 dove ho fatto la pancia enorme, se avessi chiuso sopra qui, avrei fatto una forma che non si leggeva, no? Sì, beh, Diventava proprio certo. illeggibile. Deve essere leggibile il numero. Esatto. La stessa cosa del 6 capovolto è il nostro 9, quindi se scegliamo una Esatto. forma del 6, per il 6 e abbiamo nella composizione anche un 9, teniamo la stessa scelta stilistica che abbiamo fatto per Sì, il 6 anche per il 9. Quindi sì, se è sì, sì. magrino, teniamo magrino anche il 9, solo che è capovolto. Se scegliamo una forma più piena, più tondeggiante, allora lo faremo anche per il 9. Quindi la Sono scelta rimasti è il quella. 7, l'8 e lo 0. Sullo 0 direi che, cioè, Sullo le due possibilità 0 sono, no? C'è poco da dire. sono due. Cicciotto o magrino, O quindi nel rotondo tondo o nel o ovale. rettangolo. Esatto. Esattamente. Sì. Il 7, che dire, è una
un tratto orizzontale con una diagonale, si può giocare su quelli, sulla lunghezza del tratto orizzontale, più o meno lungo. Attenzione da non confonderlo con l'uno, quindi il tratto orizzontale comunque deve avere un'estensione Brava. minima. Sì, Deve avere un'estensione e la minima che diagonale ci si deve vedere che è permetta, una diagonale. esatto, che ci permetta di capire che quello è un 7 e non è un 1, anche perché il 7 non ha il taglio in Brava. questo caso. Quello Quindi che ci hanno insegnato a scuola non è, diciamo, calligraficamente, esatto. non è. Poi la consuetudine, tutto quanto, quindi è accettato anche il taglio nel 7, ma di base parte Quindi senza. Sì. non c'è taglio, quindi questo tratto orizzontale deve essere visibile e il da diagonale identificabile. Esatto. A me devo dire che il numero che ha messo più in difficoltà è stato l'8, sono sincera, Sì. perché nessuna delle forme che sono riuscita a disegnare mi convinceva. Nessuna. Allora, io non ero soddisfatta nelle prove che ho fatto, non sono mai stata soddisfatta quando lo disegnavo con il segno dell'infinito, cioè in un tratto unico, Ok, sì. in un tratto unico che si è in questo modo. Perché in questo modo mi ha sempre dato questa strozzatura centrale molto, molto magra. Invece eseguirlo prima col cerchio superiore e poi col cerchio inferiore mi dà un effetto più pupazzo di neve, non so come spiegare, cioè Sì. più pieno, più cicciotto, quindi più esteticamente che mi piace di più. Allora, infatti anche nel mio, vedete, nel mio set dentro il cerchio l'otto fa ribrezzo, quindi è da ragionarci un Non è. pochino di più, sì, e vedere magari qualche forma. Comunque la forma di base ovviamente sono i due cerchi sovrapposti e se vogliamo farlo proprio bene, come diceva Marta, in due passaggi. Cioè, prima un tratto e poi l'altro, non c'è niente da fare. Questo è. Sì, perché Bene. anche se tento di stare attenta e di andare piano e creare la forma tondeggiante, bella tondeggiante sopra, nel punto in cui devo cambiare ed entrare nel semicerchio inferiore, perdo la concentrazione, quindi meglio spezzarlo in due. Sì, esatto. Allora, le nostre chiacchiere di stasera con i numeri sono terminate, cara Marta. Sì. Direi che ci diamo appuntamento alla prossima settimana e Sì, la prossima settimana scriviamo un po'. Sì, scriviamo, scriviamo un po' parliamo di insieme. spaziature, parliamo di cose che ci mettono in difficoltà scrivendo, anzi. Direi visto che tanti di voi hanno già cominciato a scrivere parole, si Sì. sono allenati, eccetera, se avete qualche difficoltà in particolare che non siete riuscite a risolvere da sole, ce la mandate, proviamo a ragionarci Sì, insieme. mandateci qualche questione da sottoporre, la vediamo in diretta, magari se lo sappiamo prima ci prepariamo un attimino e lo vediamo insieme in diretta. Sarebbe interessante davvero, perché magari la difficoltà di uno è la difficoltà di tanti, quindi Esatto. anche Cerchiamo. nostra, per carità, ci mancherebbe. Quindi vediamola insieme e magari Ci diamo una mano? ci diamo una mano, esatto, in questo senso. Allora, grazie a tutti, grazie Marta, grazie a Grazie tutti di a averci tenuto te. compagnia e di Grazie a aver voi. studiato con noi. Ci vediamo giovedì prossimo. Buona serata. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.